Grazie Presidente. Questo maxi emendamento che abbiamo presentato oggi, ecco, questo è il frutto di tutti i mesi di lavoro della Commissione Patrimonio congiunta con la Commissione Politiche Sociali, cercando di accogliere, discutere, approfondire, cercando di non perdere neanche un suggerimento senza prima averlo analizzato, indipendentemente dalla fonte di provenienza del suggerimento, indipendentemente da chi quel suggerimento lo stesse proponendo. Come Commissione siamo stati non accoglienti, abbiamo proprio chiesto, preteso che i consiglieri, i colleghi di maggioranza, di opposizione, dessero dei contributi. Allora, qui ho sentito in quest'Aula consiglieri affermare che avevano presentato proposte a gennaio del 2017, che le avevano presentate a febbraio del 2017, che solo nella primavera del 2018 andiamo a votare in aula il primo regolamento sui beni confiscati di Roma Capitale. Probabilmente se noi avessimo chiuso le porte a un'interlocuzione, saremmo arrivati molto prima in questo luogo a votare questo regolamento, perché anche noi avevamo protocollato un regolamento a febbraio, aprile, non ricordo, del 2017. Quindi non è importante chi arriva per primo, è importante cercare di arrivare a meta con la coscienza di aver, come dire, tentato di raggiungere il risultato migliore. Poi ad un certo punto, perfetto è nemico del buono, e quindi dobbiamo prendere decisioni, assumerci la responsabilità di queste decisioni, e noi non ci siamo sottratti. Abbiamo ascoltato, abbiamo analizzato tutte le proposte, perché non c'era solo la proposta dei 5 Stelle sul regolamento dei beni confiscati, c'erano ben 4 proposte, 3 dell'opposizione, 1 della maggioranza. Si è cercato di vedere il buono di ciascuna proposta e di integrarlo in quella della maggioranza per cercare di arrivare a meta il più uniti possibile su un tema che ci deve vedere tutti dalla stessa parte, tutti in un unico fronte schierati contro l'illegalità, contro la mala gestione e contro anche chi ci vuole vedere troppo spesso disuniti anche su questi scranni. Il ruolo dei beni confiscati è importante proprio perché deve rispondere ai bisogni delle società, dei nostri cittadini, dei romani. Questi beni devono essere utilizzati al meglio. È vero che un regolamento è un punto di partenza, e lo è, perché nel regolamento, in questo maxi emendamento, abbiamo anche inserito una relazione che gli uffici devono portare alle commissioni competenti, agli assessori competenti, perché si continui a lavorare su questa idea, sull'idea del riutilizzo dei beni confiscati, sempre, che non si perda mai, che non si faccia come nel passato un regolamento e poi lo si dimentichi in un cassetto per 20-30 anni. Questa cosa non deve, questo regolamento deve essere vivo, deve vivere con noi, deve cambiare con noi, deve imboccare diverse strade, si tornerà in aula per sviluppare ulteriori approfondimenti, deve crescere con noi e spero che lo faccia, anzi lo farà sicuramente anche in questa consigliatura. Quindi è vero che è l'inizio di un percorso, però è anche un obiettivo che è stato raggiunto da questa amministrazione, da questa maggioranza che se lo era posto. Ed è stato uno degli obiettivi che come maggioranza ci siamo proposti tra i primi e che come Presidente della Commissione Patrimonio, con determinazione, insieme alla mia collega Agnese Catini, Presidente della Commissione Politiche Sociali, abbiamo portato avanti nel tempo. Forse è l'argomento che quantitativamente ha esaurito il numero maggiore di commissioni che come Commissione Patrimonio abbiamo fatto fino ad oggi, proprio perché per noi arrivare a questa meta, che poi è solo un punto di partenza, però è un punto di partenza importante, perché se si vuole costruire qualcosa, qualcosa va dimostrato con i fatti, e noi oggi
portando questo regolamento in aula, dimostriamo che le cose, non dico che le sappiamo fare, ma ci teniamo a farle e quando ci prefiggiamo di farle, le facciamo. Concluda, consigliera. Quindi io approfitto perché veramente questo emendamento è il frutto di convergenze che sono state riassunte poi in un indirizzo che è politico. Non è tecnico questo regolamento, non ci sono tecnicismi. Certo, c'è una visione di quello che l'amministrazione deve fare, ma perché abbiamo visto la carenza, la mancanza, e noi ne abbiamo avuto necessità, quindi, di inserire tutto questo in questo regolamento. Però gli obiettivi sono alti, sono più alti, e se permettete, le fondamenta, le basi, servono proprio per costruire più in alto possibile. E noi con questo regolamento ci auguriamo di farlo nella materia dei beni confiscati. Grazie.